Buonasera, buonasera a tutti, grazie per la vostra presenza. È per me è un piacere e un onore vedere tanta gente così. Questo sta a significare che il lavoro che abbiamo fatto in questi cinque anni è stato apprezzato, perché abbiamo lavorato per tutti noi, per la città di Rivarolo. Questo è un pochino un anniversario ovvero sia sono cinque anni proprio ad oggi che ci siamo presentati alla città per il mandato amministrativo che stiamo concludendo in questi giorni. E quindi gli anniversari sono, sono importanti, sono importanti perché ci fanno pensare un pochino a cosa è stato il passato per proiettarci logicamente nel futuro. Il passato, se noi pensiamo a cosa è stato cinque anni fa, siamo partiti in un momento difficile in cui la città di Varolo era per ovvi motivi che tutti conosciamo eh, in sofferenza. Abbiamo ripreso un cammino che era stato abbandonato e eh, abbiamo lavorato, abbiamo lavorato sodo. Forse non siamo stati così bravi nel comunicare a tutti quello che abbiamo fatto, ma vi posso garantire che. Tutta, tutta la squadra che in questi anni ha lavorato con me ha lavorato per eh, ottenere dei risultati, risultati che magari sono arrivati un po' tardivi e poi vi dirò anche perché, ma che comunque ci, pre ci hanno premiato e eh, siamo contenti di averli, di averli ottenuti, anche perché con questi risultati ci possiamo proiettare verso un futuro, un futuro più roseo per la, no per la, nostra, per la nostra città. È stato un cammino difficile, sono stati cinque anni laboriosi, duri, cinque anni in cui il, il nostro primo approccio in amministrazione è stato un approccio eh, a contatto con la realtà dei fatti, una realtà che, si è, che è risultata ancora più complessa e complicata. Di quella, di quella che eh, in realtà poi che si, pensava, si pensava prima del, del nostro ingresso in amministrazione. Eh, I debiti che sono arrivati con eh, il problema di Rivolo Futura prima e poi di ASA hanno condizionato molto il nostro operato. Abbiamo superato questa fase, l'abbiamo superata direi con grande, con grande slancio anche se con difficoltà, ma adesso eh, possiamo lasciarci alle spalle un passato e possiamo guardare con più fiducia al, al futuro. Io naturalmente nel lavorare in questi cinque anni eh, non l'ho fatto da solo, ho fatto come dicevo con una squadra, una squadra di cui alcuni elementi li ritroveremo eh, in competizione tra virgolette, eh, elettorale, quindi saranno candidati anche eh, nel prossimo mandato amministrativo che poi naturalmente vi presenterò. Alcuni di questi hanno fatto scelte diverse, chi per un motivo, chi per un altro, ma mi piacerebbe, anzi voglio eh, ringraziarli, ringraziarli per questo cammino fatto in questi cinque anni insieme. Voglio iniziare con ringraziare, lo vedo in fondo alla sala. Uh, colui che ha lavorato fianco a fianco a me in questi anni, che è stato, ha portato una grande esperienza, un'esperienza di, di sindaco, di amministratore di lungo corso, uh, non sarà più candidato per una sua scelta ed è il vice sindaco Edoardo Gaetano. Grazie. Lui ha avuto il compito gravoso di gestire un bilancio, un bilancio in un momento difficile in cui il bilancio aveva delle difficoltà e eh, assieme naturalmente al funzionario che ringrazio, Ragionier Farina del comune, ha fatto sì che questo bilancio da bilancio eh, diciamo così critico, con anche un debito fuori bilancio tra l'altro, che abbiamo dovuto riconoscere per il pregresso, è riuscito a risanarlo e oggi abbiamo un bilancio sano. Grazie a Edo Gaetano. Voglio ringraziare poi il giovane, giovanissimo Presidente del Consiglio di questo ultimo tratto periodo di, eh, di legislatura che si è dimostrato all'altezza di un compito difficile e gravoso che si è trovato in poco tempo a dover, a dover, eh, dover rendersi conto che la realtà non era così eh, facile ma che ha fatto svolto un suo compito il compito veramente molto molto bene ed è il giovanissimo Andrea Lacchi grazie presidente Anche lui ha fatto una scelta diversa e ha deciso di dedicarsi ad altro e non più fare il pubblico amministratore. Ringrazio, non è qui stasera, però ha lavorato con noi, ha lavorato al mio fianco, a fianco della Giunta per questi cinque anni in modo molto, molto onesto, in modo leale. Eh, lui ha fatto una scelta diversa, ha fatto un balzo in alto e sarà candidato in Regione, ma lo voglio ringraziare, ed è l'assessore al Commercio Claudio Leone. Come un passo in avanti per una candidatura in regione, ha fatto Domenico Rosboc, che per quattro anni, anni e qualche mese è stato Presidente del Consiglio e quindi ringrazio e faccio gli auguri anche a lui. Grazie. Saluto e ringrazio altri due consiglieri che per motivi diversi. Uh, hanno deciso di in primis uh, Daniele Intravartolo che ha deciso di non ricandidarsi e uh, la, uh, la Bevacqua che invece, uh, Francesca Bevacqua che invece ha fatto una scelta diversa uh, da quella fatta cinque anni fa grazie anche a loro per un piccolo tratto di percorso uh, per due anni e mezzo ha collaborato con noi, è stata eletta con noi in lista e eh, poi per motivi personali di lavoro in modo particolare ha dovuto abbandonare il gruppo. La voglio ringraziare per questo percorso fatto insieme da Carla Bonaudo. E poi cinque anni fa eh, hanno lavorato con noi nel progettare il futuro di questi cinque anni nel condividere lo stress, le emozioni, eh, l'entusiasmo di, di questa avventura, e poi purtroppo non sono stati eletti ma li voglio ringraziare e sono Massimo Paolini, Maurizio, Maurizio Braghiroli, Mariangela Magnaneo e Fabrizio e Filippo Grosso. Con loro voglio ancora ringraziare e poi chiudo tutti i funzionari, i dipendenti comunali, tutti coloro che all'interno della macchina comunale hanno lavorato fianco a fianco a noi in questi cinque anni con impegno, con dedizione, facendo di più di quello che è il loro compito istituzionale. Quindi grazie veramente a tutti i dipendenti comunali. Noi in questi cinque anni abbiamo, abbiamo lavorato, al di là di quello che ho detto per cercare di risanare i conti e per chiudere una parte dei contenziosi legali, abbiamo lavorato per far sì che eh, la persona, il cittadino fosse al centro della nostra città, cercando di avere un occhio particolare a quello che è l'ambiente a quello che è lo sviluppo della persona, a quello che è il, modo, il mondo del volontariato, il mondo eh, della società civile, il mondo del, di coloro che si occupano di attenzione agli ultimi. Noi abbiamo veramente avuto un'attenzione particolare verso coloro che meno hanno. E' questo che vorremmo continuare, vogliamo, vogliamo continuare a fare se naturalmente voi, i cittadini di Rivarolo, ci daranno la loro fiducia nel prossimo mandato amministrativo. Mettendo al centro la persona abbiamo realizzato quelle cose che sono importanti per far sì che la persona si senta a suo agio, viva meglio in un contesto cittadino. Naturalmente un'attenzione particolare, come detto, all'ambiente, un'attenzione al verde pubblico. Un'attenzione a quelle piccole cose che sembrano banali, ma che possono condizionare eh, la vita di un cittadino in una città. Banalmente abbiamo eh, tolto quei passaggi pericolosi, attraversamenti pedonali dove ci sono le rotonde, che veramente hanno creato tanto disagio a, ai cittadini. Abbiamo avuto un'attenzione particolare a quello che è il mondo dei giovani, il mondo della scuola, andando a terminare quella che la commissione prefettizia aveva modificato il progetto della precedente amministrazione, che era quello di realizzare una nuova scuola elementare. L'abbiamo chiusa, l'abbiamo conclusa, l'abbiamo eh, dedicata, dedicata alla signora Gibellini Vallauri, che era una, una signora che aveva lasciato il lascito. A favore dei cittadini della frazione Argentera questo lascito è stato eh, venduto nel periodo del, commissari del commissariamento e naturalmente eh, avendo utilizzato quei soldi, quelle risorse per la costruzione della nuova scuola ci è sembrato corretto e giusto intitolarla alla signora Gibellini Vallauri. Per quanto riguarda la scuola, abbiamo sostituito rifacendo completamente, mettendo le norme di sicurezza, il i due blocchi laterali della scuola, della scuola media. Abbiamo progettato, abbiamo progettato il futuro di Rivarolo andando a conclu quasi concludere, lo concludere, si verrà concluso tra poco, ma è stato un lavoro lungo, faticoso, che ha impegnato i nostri uffici, in modo particolare l'ufficio urbanistica, e eh, i consulenti e l'assessore Francesco Diemoz, per quanto riguarda la realizzazione del nuovo piano regolatore. Il piano regolatore che è un pochino la visione del futuro della città, un futuro che adesso abbiamo ben chiaro, ben progettato e che naturalmente avrà sol solamente, d'ora in avanti, eh, dovremo solamente eh, andarlo a realizzare, ma abbiamo già una bellissima visione. Abbiamo poi mh, progettato, eh, dopo un lungo iter, eh, quello che sarà il futuro del, della vecchia scuola elementare di Via Roma, un futuro che diventerà una grande, eh, un, un grande luogo aperto, vivibile, di aggregazione per tutti, un luogo dove ogni cittadino si sentirà veramente a suo agio. Nel locale, nel, dove in tempo i nostri ragazzi, eh, io stesso, tutti, penso che generazioni di cittadini siamo andati in quella scuola, oggi diventerà una scuola di tutti in modo diverso. Uh, il progetto è praticamente ormai completamente pronto per essere cantierizzato, penso che sarà questione di 10, massimo 15 giorni e vedremo gli operai a lavoro in, in quell'area. Un lavoro che naturalmente durerà uh, un periodo relativamente lungo, ma che comunque dopo un lungo, lavoro di, uh, di, dopo un lungo impegno uh, ha uh, trovato la sua definitiva via d'uscita. Sono lavori che magari i cittadini eh, pensano, perché qualcuno poi ci ha anche accusato in, questo, in questi anni di non aver fatto nulla, eh, forse abbiamo fatto dei lavori che magari sono stati, sono stati meno visti, ma sono stati utili per mettere in sicurezza la città e mettere in sicurezza la città vuol dire anche realizzare eh, un ampliamento del cimitero. Eh, come, dico, come dicevo, magari un lavoro. Che non è stato così pubblicizzato e non ha reso come immagine, ma sicuramente sta concludendo proprio in questo periodo un grandissimo lavoro con una parte di Cimitero, di cimitero Nuovo. Abbiamo poi fatto tanti incontri per cercare e siamo riusciti in questa ultima fase a sbloccare quelle che sono una parte di, di quei luoghi. Uh, siti industriali dismessi che oggi sono lì, a brutta, danno una brutta immagine per la città. Con le varie proprietà abbiamo cominciato ormai tre anni, 3-4 anni fa. Un, degli incontri per riuscire a capire dove si poteva arrivare. Oggi abbiamo noi, ma ancora di più abbiamo degli operatori, eh, dei, dei proprietari di questi immobili che finalmente hanno eh, deciso che eh, si può fare qualcosa in quelle aree e quindi penso che a breve eh, potremo anche, eh, si potrà dare inizio anche a una trasformazione di quelle aree industriali dismesse. Come ben saprete, Rivarolo è il punto di riferimento di un intero territorio. Da quando eh, è nata la città metropolitana di Torino, il, il nostro territorio è stato inserito in una zona omogenea che si chiama Canavese Occidentale, dove Rivarolo è punto di riferimento per una serie di, di comuni, ben 46 comuni. Che hanno appunto come luogo, come città di riferimento Rivarolo, e io ne sono stato nominato il portavoce dei sindaci di questo territorio. Ebbene, in questa, in questa veste abbiamo lavorato, ho lavorato naturalmente assieme anche ai sindaci, tra l'altro, vedo tanti sindaci in sala e mi fa piacere, piacere salutarli, e poi vedo anche il sindaco dei sindaci, il presidente dell'ANCI Alberto Avetta che saluto e mi onora della sua presenza. Grazie. Dicevo, abbiamo lavorato per far sì che Rivarolo torni ad essere quel punto di riferimento per un, un intero territorio. È un lavoro non facile. Pensate che Rivarolo oggi ha delle potenzialità, grazie agli interventi fatti in città metropolitana, grazie anche alle conoscenze che piano piano si sono instaurate, che ho instaurato con, con i consiglieri, ma ancora di più con i funzionari della città metropolitana. Per cui è più facile di un tempo, almeno per me, ma penso anche per gli amministratori, più facile di un tempo poter ottenere, eh, non dico delle risorse, ma poter mh, parlare direttamente con la città metropolitana quando eh, c'è la necessità di eh, risolvere dei problemi. La città metropolitana, pur con tutti i suoi difetti, pur con tutte le sue, le sue carenze, pur con una trasformazione che naturalmente poteva avvenire in modo diverso, è comunque un punto di riferimento per, per i comuni che fanno capo al, a tutta, a tutta la, la città metropolitana, di cui il sindaco di Torino ne è il sindaco. Per fare tutto questo, io penso che, non si, e naturalmente per amministrare Rivarolo, Penso che non sia sufficiente aver fatto il consigliere di maggioranza o di minoranza o aver fatto magari il consigliere in un altro comune oppure di non aver avuto mai nessuna esperienza. Per fare il sindaco di Rivarolo penso che ci vada esperienza non solo da parte del sindaco ma ci vada esperienza da parte di coloro che eh, accompagnano, che, che lavorano con il sindaco. Tutto questo noi l'abbiamo fatto, l'abbiamo fatto in questo mandato, in quanto, accanto a me, che avevo già un'esperienza amministrativa in un altro comune, ha lavorato, come ho detto prima, fianco a fianco il vice sindaco Edo Gaetano, che aveva una grandissima esperienza di ben otto anni di sindaco. Hanno lavorato poi dei consiglieri come, come Ricciardi, come lo stesso Rosboc, che avevano fatto già più mandati amministrativi. E quello che eh, riproponiamo oggi è un'amministrazione un dove. Naturalmente, i miei dieci anni di eh, amministrazione, gli ultimi passati da, da, da sindaco di Rivarolo, sono sicuramente eh, importanti. Ma sono importanti ancor di più eh, coloro che tra poco, tra qualche minuto, vi presenterò, che sono una parte degli assessori uscenti che hanno maturato in questi cinque anni eh, una grandissima esperienza eh, di amministratore e quindi avranno la possibilità di mettere a frutto ancora meglio di questo mandato. Tutto quanto eh, imparato e eh, appreso in questi, in questi cinque anni. E accanto a loro, naturalmente ci saranno tanti giovani, tante persone che hanno voglia di mettersi in gioco sarà una bella squadra la mia, una squadra formata da persone come dicevo, di esperienza, persone che non hanno mai fatto amministrazione, ma comunque hanno delle esperienze importanti a livello professionale e tanti giovani ragazzi e ragazze che hanno deciso di candidarsi con me, poi li sentirete direttamente dalla loro, dalla loro viva voce, hanno deciso di candidarsi con me perché credono in questo progetto e perché hanno voglia di portare quell'aria di, di freschezza che solo loro possono portare. Quindi questo sicuramente garantisce che la nostra squadra avrà sicuramente, eh, se naturalmente i cittadini e voi stessi ci aiuterete, potrà dare delle garanzie per, per il domani, per il futuro della nostra città. Nel contempo, accanto, accanto a me, accanto agli assessori che hanno lavorato in questi anni, questi giovani potranno crescere, potranno maturare, potranno acquisire delle conoscenze, perché saranno loro in futuro, nei prossimi mandati amministrativi, nelle prossime legislature, ad avere poi il comando della città. Come si faceva un tempo, almeno oggi un po'... Un po' abbandonato, è giusto far crescere eh, accanto alle persone più esperte i giovani che saranno appunto il nostro futuro e quindi le nostre leve per amministrare eh, la città nei eh, <coughs> prossimi, prossimi mandati amministrativi. Io penso che tra qualche minuto ve li presento, ma prima di presentarveli volevo ancora darvi due suggestioni. Noi abbiamo lavorato, abbiamo lavorato in questi ultimi mesi tutti insieme per andare a realizzare un bel programma elettorale. Un programma elettorale che, come in continuità con quello che abbiamo fatto fino ad oggi, mette al centro eh, la persona, perché noi crediamo nel, nella persona e nell'individuo. Questo programma, naturalmente, eh, va anche a incrementare quello che non abbiamo potuto fare in questo, in questo periodo per mancanza di risorse, ma che, avendo chiuso qualche contenzioso, come ho detto prima, oggi qualche risorsa possono essere a disposizione. Quindi vi do qualche suggestione, poi naturalmente il programma elettorale tra qualche giorno sarà consegnato venerdì prossimo eh, al, al segretario comunale assieme alla lista dei candidati e poi sarà reso pubblico. Vi do qualche, qualche suggestione, naturalmente la prima è quella di concludere quell'iter con che vi dicevo che starà per partire, che è quello di realizzare questo spazio che lo chiamo spazio elementare là dove c'era la vecchia scuola elementare di Via Roma. Abbiamo intenzione, e qui abbiamo già preso qualche accordo, di andare a chiudere, concludere, eh, terminare quello che oggi è rimasto il rustico della nuova scuola elementare Gibellini-Vallauri. Un rustico che per forza ricordo è, stato, è rimasto tale perché non c'erano le risorse per concluderlo, quindi avevamo intenzione di andare a concludere quel, la scuola. Naturalmente concludendo la scuola c'è da realizzare tutta una viabilità che oggi è interrotta, quindi andremo a realizzare quella viabilità. Nello stesso tempo, sempre riferendoci alla scuola, abbiamo intenzione di andare a eh, rifare il blocco centrale, abbiamo rifatto i due blocchi laterali, di fare il blocco centrale della scuola, della scuola media che ormai è eh, vetusta. Abbiamo mh, intenzione <coughs> di eh, andare a valorizzare quella che è una delle... Più belle eh, realtà storiche di Rivarolo che è la Villa Vallero, ristrutturandola e realizzando a fianco un edificio, un edificio che sia ad uso e consumo per la eh, nostra biblioteca che oggi dove è ubicata eh, ha delle difficoltà di spazio, non ha più spazi sufficienti, quindi la biblioteca vorremmo andarla a realizzare a fianco della eh, Villa Vallero. E poi, e poi naturalmente eh, quello a cui noi tutti teniamo, abbiamo in squadra tante persone che hanno fatto sport agonistico e qualcuno lo continua ancora a fare, eh, abbiamo intenzione di andare a eh, rivedere tutto il complesso polisportivo del centro polisportivo di Rivarolo di, di Via Trieste, eh, andando a riqualificarlo e andando a costruire quello che oggi manca, un palazzetto dello sport. Che sia idoneo per eh, tutti coloro, tutte le attività sportive che non possono oggi utilizzare il vecchio palazzetto. Non perché non lo possono utilizzare per gli allenamenti, non lo possono utilizzare per le gare importanti, per le gare ufficiali, perché specialmente per il basket, ma anche per la go, per la pallavolo, non, ha, eh, non è omologato. E quindi, noi ci auguriamo che. Prossimamente le nostre squadre possano giocare non più in trasferta, ma sempre in trasferta, come fa il basket che va ad Ivrea, ma possano torna tornare a giocare le partite ufficiali a Rivarolo, augurandoci che magari dalla Serie C possano ancora salire nelle serie superiori e che il palazzetto sia idoneo per eh, la loro attività. E poi, e poi abbiamo la suggestione, già con un progetto abbozzato, quello di andare a realizzare quello che Rivarolo non ha. E Rivarolo è una città dal punto di vista culturale molto, molto, molto attiva, ma gli manca, gli manca un contenitore, un vero contenitore, e quindi volemo realizzare un vero teatro: un teatro che sia polivalente, che abbia la possibilità di eh, permettere quelli che sono gli spettacoli teatrali veri e propri, ma che possa anche essere utile eh, per, eh, come luogo per eh, presentazioni. Intanto saluto Domenico Rosbock, eh, che ci è venuto ad onorare, grazie. Dicevo, questo, questo teatro che dovrà avere una valenza anche polivalente per far sì che ogni tipo di attività possa svolgersi. Mentre oggi abbiamo qualche difficoltà quando dobbiamo organizzare degli eventi con più persone, con tante persone, abbiamo sempre difficoltà perché non abbiamo uno spazio grande che possa accogliere tante, tante persone e tanti cittadini. Questi sono a grandi linee eh, gli obiettivi principali del nostro programma, programma per il prossimo mandato amministrativo. Quindi adesso io eh, andrò a presentarvi eh, quello che è, quelli che sono i componenti del, del mio, del mio, della mia squadra, quelli che andranno ad affiancarmi in questo mandato amministrativo. Naturalmente se voi eh, cittadini ci, ci darete il voto e eh, ci, ci confermerete alla guida della città di Rivarolo. Eh, sono orgoglioso di, presentarvi, di presentarmi a mia squadra perché, come diceva Michael Jordan, con il talento si può vincere una partita, ma è con l'intelligenza e con il lavoro di squadra che si vincono i campionati. E noi abbiamo la nostra squadra. Adesso inizio a presentarvi i candidati uno ad uno, comincio a presentarvi Riccardo Artero. Riccardo Artero è un giovane rivarolese laureando in matematica, di 25 anni, lascio a lui la parola. Buonasera a tutti. Allora, io vivo a Rivarolo da, da una vita in Frazione Vesignano. E ho fatto parecchie attività qua a Rivarolo, fra cui lo scautismo. E ho deciso di parlarvi di queste due cose, ovvero della laurea magistrale in matematica e dello scautismo, perché credo che caratterizzino particolarmente la mia scelta di lavorare in questa squadra. Infatti ho imparato ad essere critico e ad avere dei valori, dei principi. E ho notato che questa squadra ha lavorato in questi cinque anni rimanendo salda su dei principi che credo siano cardine per ogni sana amministrazione. E fra i principi, fra i principi che ci sono, beh, si parla di ambiente ed è un tema a me carissimo. E credo che anzi, l'intenzione in programma c'è già la volontà per il prossimo mandato è quella di continuare a tutelare il nostro ambiente, come per esempio Monitorando, continuando a monitorare le emissioni della centrale a biomasse con l'aiuto del, del comitato Non Bruciamoci il Futuro, la pulizia dei nostri prati e delle nostre rogge, su diversi fronti, lavorando con i bambini, con la vigilanza, con tutti quanti, e in questa maniera anche di cercare di contrastare lo scarico abusivo. Vorremmo inoltre anche valorizzare il nostro, il nostro ambiente, il nostro territorio. Noi abbiamo un torrente, il torrente orco, che può darci tantissimo, però mancano degli accessi al torrente orto, orco. E oltre a questo, la cartellonistica per indicarli, e poi lo spazio per delle attività, quindi magari delle aree relax per delle famiglie per passare la giornata tranquillamente oppure dei percorsi naturalistici per, godere, per potersi godere il parco fluviale. Ultimo, ma non per importanza, anzi in realtà è trasversale, l'intenzione è quella di rispettare l'ambiente. Come? Dai bambini insegnando loro cosa è bene fare, con dei laboratori, e poi offrendo invece agli adulti, che dovrebbero già avere senso civico, l'opportunità di mettere in pratica qualcosa. Per esempio mettendo e installando delle colonnine per la ricarica di auto elettriche. Grazie. E adesso passiamo ad un altro giovane, Andrea Cavaleri, 26 anni, laureato in economia. Grazie. Buonasera a tutti, sono Andrea Cavaleri, ho 26 anni e sono laureato in economia. Vivo anch'io da sempre a Rivarolo e eh, sono qui questa sera perché penso che ogni persona debba fare qualcosa di utile per la città in cui vive. Io in particolar modo mi impegnerò per eh, la realtà commerciale rivarolese perché penso che Rivarolo debba essere un punto di riferimento, un punto di ritrovo per tutto il canavese. Credo che tra i compiti di un'amministrazione ci sia quello di tutelare le realtà economiche già esistenti sul territorio, ma allo stesso tempo comunque incentivare nuove attività ad investire risorse ed energie a Rivarolo. Tutto questo andrà fatto attraverso una serie di iniziative, sempre in accordo con i commercianti stessi, affinché ci sia un numero sempre maggiore di persone che venga a visitare Rivarolo. Questo sarà reso possibile attraverso eh, nuove manifestazioni, per esempio, che, portino, che siano davvero un valore aggiunto per Rivarolo che abbiano davvero eh, un valore. Eh, per fare ciò ci sarà bisogno di instaurare un rapporto basato su fiducia e onestà reciproca con i commercianti e ci sarà bisogno di una collaborazione continua. Un ruolo fondamentale lo avranno anche i giovani che andranno coinvolti affinché eh, vivano in modo attivo la città e si sentano parte di Rivarolo. Eh, cosicché si sentano anch'essi incentivati ad investire risorse, energia e tempo per Rivarolo. Vi ringrazio per l'ascolto. Buona continuazione. Grazie Andrea. Un altro giovane, giovanissima, ma che ha già alle spalle un mandato amministrativo di assessore alla cultura e non solo. La conoscete, ma ve la presento: Costanza Contacanova. Buonasera a tutti, diceva prima il sindaco, cinque anni fa, esattamente cinque anni fa si presentava eh, la scorsa eh, squadra, eh, mi presentavo come una, una ragazza di 19 anni al primo anno di università che giocava a basket, che aveva tanto entusiasmo da mettere a disposizione della comunità. Bene, cinque anni dopo sono rimasti due di questi capisaldi. Il primo è che gioco ancora basket. <ride> Il secondo è che l'entusiasmo è quello se non maggiore di quello di cinque anni fa. Unito a questo c'è stata appunto questa esperienza di cinque anni, e io ho voluto con la frase che forse vedete proiettata. Eh, questa frase è composta da due parti: appunto, imparare dal presente per progettare con coraggio il futuro. Ecco, la prima parte, imparare dal presente, riassume un po' quello che per me sono stati questi cinque anni di amministrazione: cinque anni impegnativi in cui ho ricoperto, come ricordava il Sindaco, tre assessorati. Tre assessorati che secondo me sono fondamentali anche per il futuro della città: cioè eh, la cultura, l'istruzione e i giovani. Le politiche giovanili, ecco, imparare dal presente, imparare dal presente. Può, può suonare una formula un po' strana, perché di solito si dice imparare dal passato. Ecco, sicuramente si impara molto dal passato, ma io in questi anni ho capito che si impara anche molto dal presente. E il presente è quello che ho vissuto, in tutti, che ho vissuto tutti i giorni, insieme alla squadra di persone eh, che, con cui ho lavorato, insieme alla squadra di dipendenti comunali dai quali ho davvero imparato molto e da tutti i cittadini, con i, quali, con i cittadini impegnati nell'associazionismo, con i quali ci siamo confrontati, a volte scontrati, ma sempre in modo costruttivo, e con il quale abbiamo organizzato tante manifestazioni e tanti eventi a Rivarolo in questi anni. E aggiungo una cosa, eh, imparare, perché sono sicuramente importanti le competenze per un amministratore, sono fondamentali ed è stato, ed è stato più volte ribadito, ma è anche importante, secondo me, Imparare a riconoscere oltre che le proprie competenze anche le competenze altrui e quindi avere umiltà nei confronti anche delle competenze altrui perché siamo tutti magari competenti ma in qualcosa qualcun altro è più competente di noi. Bene, in cinque anni eh, abbiamo lavorato tanto nell'ambito della cultura si è cercato di eh, valorizzare quella che è stata l'attività cultu culturale di Rivarolo, quindi di nuovo il presente. Di Ehm, rinnovarla, cercare di migliorarla per quello che, per quello che abbiamo potuto. Ehm, tante sono state le manifestazioni, tanti sono stati gli eventi. Ricordo al qualcosa Flash, abbiamo organizzato una, una rassegna teatrale pur non avendo un teatro che dura eh, da, da tre anni e, e si è allargata in collaborazione con le scuole, in collaborazione anche con delle attività eh, commerciali di Rivarolo. Eh, si è riportata un'attività di, di mostre eh, a Villa Vallero, per esempio, eh, di nuovo da tre anni soprattutto a questa parte, con delle mostre sempre più, sempre più di qualità, sempre più in collaborazione con la realtà cittadina. Si è continuata a collaborare con l'Associazione Amici del Castello, con il Castello di Malgrà, per valorizzare quella che è sicuramente una delle, delle bellezze eh, più importanti che ha il nostro territorio. Si è collaborato tanto e si è fatto tanto e hanno fatto tanto coloro che lavorano nella nostra biblioteca che è veramente un avamposto culturale fondamentale per la nostra città. Si è fatto tanto in collaborazione con le scuole e qui mi collego alla secondo, al secondo incarico di questo tritico di assessorati che ho ricoperto in questi anni, tanto con le scuole che vuol dire anche tanto, anche tanto per i giovani. Eh, con le scuole si è, si è cercato di, anche qui di, di aiutarle, di collaborare con loro affinché la scuola non sia soltanto quell'edificio in cui si impara qualcosa o si spera che si riesca a imparare qualcosa, ma anche, qualco, anche, un edificio che, anche qualcosa che va oltre l'edificio, che si apra alla città. E qui la cittadinanza attiva dei nostri, dei nostri ragazzi. E oltretutto si è cercato di mantenere anche gli impegni presi nella scorsa campagna elettorale. Un impegno era, per esempio, quella che era la mensa a chilometri zero, che abbiamo rispettato. Tant'è che adesso, da qualche anno a questa parte e anche per i prossimi, visti il, visto il bando vinto di nuovo dalla stessa, dalla stessa ditta, la mensa sarà veramente a chilometri zero, cioè veramente a pochi metri dalla nostra scuola. Questo, per esempio, è una, una questione molto importante. Eh, è molto sentita anche all'interno della scuola. E poi, elemento ovviamente non ultimo per importanza, l'aver portato a Rivarolo un nuovo, un nuovo indirizzo, il liceo linguistico, in collaborazione con, eh, m, alti, con, le, con eh, altri sindaci, con eh, la città metropolitana, soprattutto con la dirigenza del, dell'istituto Aldomoro, però penso davvero un grande, un grande risultato per la nostra città, per la città di Rivarolo. E in ultimo, ma non in ultimo per importanza, di nuovo i giovani. I giovani eh, nei quali, eh, nella categoria dei quali mi sento, eh, mi sento calata. Eh, I giovani, partire dalle scuole, perché dalle scuole, noi abbiamo ordini di scuola dall'asilo dall fino alle superiori, da lì, è da lì che intercettiamo i nostri giovani, prima di tutto. E quindi cittadinanza attiva, come dicevo prima, partendo dal Consiglio Comunale dei Ragazzi, per esempio, che anche in questi anni abbiamo rinnovato, abbiamo avuto cinque sindaci ed è stato veramente un progetto importante e sentito da parte delle scuole dei nostri ragazzi. E poi dei nuovi progetti pilota che abbiamo, in che abbiamo iniziato di nuovo in collaborazione con l'Istituto Aldomoro di cittadinanza attiva, per esempio il progetto Scooter. Adesso ovviamente non, ve lo, non vi starò a spiegare cosa sia, sarà nel nostro programma perché vorremmo continuare a proporlo. A proporlo comunque, un progetto di cittadinanza attiva che eh, prende, eh, fa in modo che i ragazzi si riuniscano in gruppi dalle scuole e che poi possano, ave, possano fare una restituzione sul nostro territorio, eh, in primis andando a occupare per esempio dei locali del nostro territorio che fungano da luogo di aggregazione e anche da luogo in, da cui poi possano. Uh, per venire delle idee da parte dei giovani. Però e qui vengo alla seconda parte della mia frase, progettare il futuro. Ecco in questi anni ci siamo accorti, come già prima accennava il sindaco, che uh, per avere degli eventi di eccellenza, uh, per avere uh, una scuola d'eccellenza e per avere anche dei posti adatti per i giovani, non bastino uh, le buone idee e neanche uh, appunto organizzare manifestazioni, ma servono degli edifici adatti a questo. Per questo il progettare è un progettare molto, molto pratico e vuol dire proprio progettare dei veri e propri spazi. Prima il sindaco ha già accennato a quello che è il progetto per il teatro, un, eh, il teatro o comunque salone polifunzionale, perché, sa, perché è sicuramente un obiettivo che ci, che ci poniamo, perché è una cosa veramente importante per la nostra città. Il secondo grande obiettivo è trovare una casa un po' più grande per la nostra biblioteca. Ho detto prima che è il centro eh, dell'attività culturale di Rivarolo e sicuramente ha bisogno di più spazio e anche di un, di un edificio più moderno, inserito in un contesto però antico e storico come quello della Villa Vallero. Noi crediamo che possa essere questa una soluzione ideale. E poi anche per i giovani manca un centro di aggregazione vero e proprio. E allora c'è un progetto che abbiamo già iniziato. In questi, ultimi, in questi ultimi anni, che è quello di inserire nel contesto dell'ex Pretura un centro di aggregazione giovanile, ma non solo di aggregazione giovanile, ci saranno giovani, ci sono diverse attività che sono quelle eh, che ci sono già attualmente e anche, e anche una parte di meno giovani, quindi davvero un centro poliedrico. E, e speriamo che davvero questi, questi progetti possano diventare realtà. Noi ce la metteremo tutta. Grazie. Grazie Costanza, e adesso vi presento Andrea Contatto, 26 anni, progettista sociale. Lascio lui la parola per qualche sollecitazione. Grazie Alberto, grazie a tutti quanti. Sì, sinceramente, scegliere di, di far parte di questa squadra è stato, è stato semplice perché ho trovato in Alberto e nella squadra uscente e poi nei compagni nuovi che, che abbiamo incontrato in, queste, in questa preparazione, ho trovato una squadra valida, giovane e sicuramente eh, attenta ad, un, ad una cosa che contraddistingue secondo me le amministrazioni vincenti, che è la continuità e la voglia di creare processi, non solamente progetti. E sicuramente la, la parte che prima ha de descritto Costanza e la, la parte forse centrale che, eh, che crea veramente questo processo. Riutilizzare un bene come l'ex pretura e farlo diventare un polo per le famiglie, un centro anti antidiscriminazioni e un luogo che sarà ancora abitato da tante altre realtà è veramente un modo bello di poter riutilizzare un bene che prima poteva essere un bene storico lasciato da parte e invece lo si riempie di significato. Uso, questo, uso questa metafora perché davvero come un bene così storico che poteva essere non utilizzato diventa un bene comune, ecco questa credo che sia veramente la prova pratica della filosofia di questa lista e di come vogliamo andare, di vogliamo andare avanti. Ovviamente il mio impegno nell'associazionismo è, 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 è stato in questi anni quello che mi ha contraddistinto sia su Rivarolo che su altri comuni. Eh, il mio lavoro attuale di progettista sociale verrà messo a disposizione della lista perché, come si diceva prima, siamo una squadra, siamo una squadra che mette a disposizione e mette a servizio di tutta la cittadinanza le nostre capacità. Non vuole, e noi, soprattutto noi giovani non siamo qua per fare delle marchette, ed essere qua a prendere la bandierina e dire: È una squadra giovane siamo tutti giovani. Siamo giovani impegnati, giovani che sono nati e cresciuti a Rivarolo e giovani che vogliono veramente creare una Rivarolo del futuro iniziando a progettarla lavorando da oggi. Ma con uno sguardo lontano che va oltre questi cinque anni, che andrà sempre più avanti. E questo è veramente un impegno concreto che vogliamo portare avanti. In particolare, ovviamente, quello che mi contraddistingue è l'impegno sui valori democratici di cittadinanza attiva. La città di Rivarola, in questi anni, ha avuto modo di respirare di nuovo eh, questo tipo di valori, e il mio impegno a disposizione dell'IST è quello appunto di continuare a lavorare e far crescere questa consapevolezza e questa continuità in una città che veramente potrà avere un futuro radioso e democratico. Grazie. Grazie, grazie Andrea. E adesso vi presento una persona che per cinque anni ha lavorato al mio fianco come assessore all'urbanistica, che ha avuto un impegno non da poco. E colui che insieme agli uffici, insieme a tutta la Giunta in modo particolare, in prima persona, si è preso l'onere e l'onore di portare a compimento il piano regolatore. L'assessore urbaristica, l'architetto Francesco Diemo. Grazie. Eh, pensavo di non essere emozionato dopo cinque anni di battaglia in Consiglio Comunale, mentre invece sono molto, molto emozionato e molto contento di vedere tanta gente. Eh, io dovrei parlarvi di urbanistica. Il motto che ho scritto è con il pieno regolatore abbiamo immaginato una città. Eh, io credo che nell'importanza dello strumento urbanistico, che, che è stato uno strumento urbanistico fatto e realizzato e volto per una qualità della vita delle famiglie. Abbiamo immaginato spazi verdi, abbiamo immaginato eh, come muoversi all'interno del territorio, abbiamo immaginato quello che dico sempre io: una mobilità dolce e sostenibile. Abbiamo immaginato ehm, dei luoghi per la scuola, vi hanno detto prima che l'offerta formativa abbiamo lavorato tutti quanti, in particolar modo il sindaco sull'offerta formativa, quindi siamo, eh, siamo convinti che questo piano regolatore possa fare bene alla città. Però bisogna concluderlo, la città non ha più tempo eh, da aspettare, il piano regolatore che oggi abbiamo non era un cattivo piano, forse era anche un bel piano ma è ormai è diventato obsoleto, quindi bisogna correre, eh, approveremo la, la proposta tecnica del progetto preliminare prima della fine eh, del mandato, ma successivamente con le conferenze di servizi bisogna chiudere questo piano perché la città oggettivamente non può più aspettare. Mm, cosa abbiamo intenzione di fare? Ci sono due cose fondamentali, uno è il piano urbano del traffico che dovremo andare a fare sicuramente e che è di corredo al piano regolatore. Sappiamo perfettamente che ci sono delle grosse criticità di traffico all'interno eh, del Comune di Rivarolo e il piano urbano del traffico è un piano che può risolvere questo tipo di problema. Eh, seconda, seconda cosa è il piano del Verde, che anche questo sarà di corredo al piano regolatore. Quando si parla di piano di, eh, del piano del verde non si parla solo e esclusivamente di come saranno le ruole, le alberature cittadine, eccetera, eccetera. Ma è, è un piano volto oggettivamente alla riqualificazione del territorio anche in, in chiave non solo ecologica ma anche paesaggistica. Eh, vi do un dato, il 3%. Il 3% è il dato che la Regione ci dice e dice attenzione quando fate un piano regolatore il consumo di suolo non può essere superiore al 3%. Questo dato è del 3% su base quinquennale, quindi se noi ragioniamo su base eh, decennale che è più o meno la durata di un piano regolatore, abbiamo un dato del 6%. Il nostro piano regolatore ha un valore oggettivo dell'1,24%. Se paragoniamo l'1,24% rispetto al 6%, vuol dire che abbiamo fatto un piano a consumo zero. Ed è quello che avevamo immaginato e pensato eh, in campagna elettorale e questo dato ci dice che abbiamo raggiunto questo obiettivo. Certo, bisogna chiuderlo al piano regolatore. Cosa, di cosa si occupa il piano regolatore? Faccio solo qualche esempio. Si è occupato eh, dell'ampliamento del, del polisportivo, per esempio, dei suoli più a nord, andando ad identificare dove può esserci l'ampliamento del polisportivo. Alcuni sindaco vi ha già detto prima quali saranno le attività, ma bisogna credere in questo polisportivo, bisogna far sì che non sia solo un luogo dove si faccia dello sport, ma che sia anche un luogo bello e quindi io immagino anche dal punto di vista paesaggistico il polisportivo debba essere riqualificato. Scendendo, eh, abbiamo un problema sull'area ex Valle Susa, voi sapete perfettamente qua a poche centinaia di metri c'è una strada che è una strada buia che conduce dei locali, eccetera, eccetera. C'è un ridisegno per questo tipo di eh, spazio. Eh, è un progetto che è inserito all'interno del piano regolatore, che avrebbe dovuto partire, che partirà eh, tra breve, ma anche questo partirà. Eh, dobbiamo dare delle soluzioni alle criticità dei parcheggi nell'area eh, della stazione. Eh, voi sapete tutti che GTT ha ridotto il trasporto su gomma, quindi ci sono meno pullman che arrivano dalle, dagli altri comuni su Rivarolo. Quindi la gente dagli altri comuni prende l'automobile e viene a Rivarolo e ha creato una congestione incredibile di posti auto. Eh, qui abbiamo qualche idea e dobbiamo assolutamente, sia all'interno del piano regolatorio ma poi concretamente. E fisicamente bisogna dare delle soluzioni a questa cosa. Scendiamo ancora più eh, a sud eh, di Rivarolo: c'è il progetto della porta sud, la porta è intesa come porta della città. Noi architetti abbiamo so, a volte dei termini che non sono ben comprensibili: non è la porta fisica, ma è la porta della città. Bene, qui noi, eh, il vecchio piano regolatore prevedeva circa 13.000 m quadrati di superficie commerciale. Noi abbiamo fatto un'operazione, abbiamo col piano regolatore dimezzato, anzi più che dimezzato le cubature presenti su quest'area. Eh, quindi credo che sia una cosa estremamente positiva e un successo dal punto di vista di pianificazione. Non solo abbiamo chiesto all'operatore di darci un teatro, un teatro che, come vi ha detto prima a Costanza, eh, diventerà di patrimonio eh, della della città, ma bisogna continuare su questo percorso, bisogna continuare quindi bisogna caldeggiare questo progetto perché effettivamente io credo e noi tutti crediamo che la cultura sia uno degli elementi fondamentali eh, per il futuro di Rivarolo. Eh, vi dico solo ancora qualche dato, 2 milioni di euro investiti sul cimitero eh, non, è, eh, non è proprio materia mia, più dell'assessorato dei lavori pubblici, però eh, voglio dire che questo tipo di progetto è un progetto che forse non è non ha molte discussioni sui social eccetera eccetera perché non è molto gradevole forse parlare di cimitero, però credo che l'amministrazione Rostagno come l'atteggiamento di buon Padre di famiglia abbia fatto questo tipo di operazione. Eh, quindi è un'operazione che non ha un ritorno elettorale ma un'operazione un, un, un sicuramente molto molto importante. 700.000 euro sulle, sulle scuole per il rifacimento degli Ethernet, eccetera, eccetera, per i ragazzi della Gozzano. Eh, a fine mandato credo che ci siano 1.200.000-1.300.000 euro investiti sulla viabilità, sulle criticità della viabilità. Avevamo una, una, una situazione che era oggettivamente drammatica, abbiamo fatto dossi, abbiamo cercato di fare piste ciclabili. Ecco, tra le piste ciclabili non sono solo una sequenza di paletti, ma sono un luogo fisico. Luogo fisico dove le persone possono correre, rilassarsi, spostarsi, muoversi, dove i bambini possono andare dal centro verso la scuola in sicurezza, quindi credo che sia molto importante. Ed è su questa strada che noi vogliamo continuare. E ancora, 700.000 euro sull'area ex scuola, ve ne ha parlato prima Alberto, questo è un progetto fondamentale di ridisegno di un pezzo della città storica. Eh, noi, chi, chi fa l'architetto gli architetti dicono che eh, è un'operazione di svuotamento urbano. Eh, attenzione che credo che la bellezza di Rivarolo che ci hanno lasciato i nostri padri fondatori sia proprio gli spazi vuoti la presenza dell'allea eh, che va dalla stazione fino, fino qua da noi sicuramente questo è uno degli aspetti paesaggistici più importanti di Rivarolo cioè lo spazio vuoto e quindi noi abbiamo immaginato questa, eh, questa area ex scuola come un parco urbano che ha una valenza eh, sostenibile sicuramente sotto il profilo ecologico ma anche una valenza importante e sostenibile, eh, dove la sostenibilità non è solo ecologia, ma anche sostenibilità di carattere economico, perché è un progetto che è stato finanziato oggettivamente. Siamo partiti con dei professori universitari per avere una consulenza su cosa fare in quell'area, e quindi un, avere un atteggiamento di tipo sostenibile su quell'area. Siamo arrivati a fare la progettazione, progettazione fatta con la Fondazione degli Architetti, con un concorso di idee, hanno vinto dei ragazzi architetti giovani di Toscani, hanno, abbiamo realizzato il progetto esecutivo, l'abbiamo... Portato fino al 31 12, cioè abbiamo fatto l'appalto, abbiamo mandato in appalto prima del 31-12, cosa molto importante, altrimenti perdevamo i fondi e andavano a finire in un altro calderone e non avremmo più potuto fare quel, quel tipo di operazione. Quindi qualche notte insonne l'abbiamo passata sperando che eh, venisse fatto l'appalto. Oggi questa è una realtà, perché eh, tra qualche credo, giorno, forse non più di una settimana, eh, daremo l'inizio dei lavori. Tra un anno vedremo un pezzo di una città che sarà una città diversa, e credo che un parco urbano in quell'area lì sia veramente ridisegnare un pezzettino di città. E non possiamo perdere questa occasione, non possiamo perdere questa occasione perché vorrebbe dire prendere centinaia di migliaia di euro e buttarli fuori dalla finestra, e qualora rinunciassimo a questo tipo di progetto, e vorrebbe dire eh, ritornare indietro a cinque anni fa. Dove bisogna ridefinire le finanze, ricapire come investirle, rifare le progettazioni e eh, rifare tutto un percorso. Ma Rivarolo, io credo che non si possa permettere di fermarsi ad ogni amministrazione. A Rivarolo deve crescere no? e si cresce attraverso questi tipi di progetti, questo tipo di progettualità e andando avanti, andando oltre. Tutto quello che vi ho raccontato e noi, come amministrazione Rostagno, ci mettiamo la faccia. L'abbiamo fatto senza un euro di debito, io credo che questa sia una cosa molto 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 importante, non un euro di debito. Eh, parlavo di sostenibilità, oltre a non aver fatto un euro di debito abbiamo aperto un cassetto del comune e abbiamo messo dentro 3 milioni 600 mila euro per il debito ASA. Eh, avremmo voluto utilizzarli quei soldi, l'assessore dei lavori pubblici avrebbe voluto utilizzarli molto molto volentieri per asfaltare più strade per fare più opere, però credo che la sostenibilità sia anche questo, cioè avere il coraggio e la forza di eh, prendere qualche soldino e metterlo da parte noi ci auguriamo che non tutti questi soldi vengano utilizzati per pagare il debito ASA io, io mi auguro che chi ci sarà domani, possa utilizzare un po' di quei soldi per fare asfaltatura o per fare altri tipi di progetti. Ma credo che questo sia il modo, come dicevo prima, di operare come un buon padre di famiglia nei confronti dei cittadini. Io credo di aver finito sostanzialmente nel raccontarvi quello che è un po' stata la filosofia della nostra attività amministrativa. Devo fare un ringraziamento ad Alberto Rostagno. Eh, scusate se lo faccio, mi prendo. 30 secondi per dirlo, ma eh, devo essere sincero, otto mesi fa, nove mesi fa eravamo un po' stanchi. L'attività amministrativa non è semplice, è una macchina complessa e, e tutto quello che, che è stato in questi cinque anni ci aveva un po' affaticato. Um, Alberto l'abbiamo convinto, lui si è convinto da solo e oggi convince lui noi e noi dobbiamo convincere voi in questo senso. Che Alberto è la persona giusta, è la persona speciale e credo che Rivarolo meriti una persona come Alberto Rostagno. Eh, parafrasando quello che ha detto Alberto, siamo partiti dal sottoscala risalendo una scala. Eh, oggi siamo al primo siamo partiti non dal sottoscala, dalle cantine, eh, risalendo le scale. Io aggiungo in questa eh, metafora Abbiamo uno zaino pieno, pieno di pietre, oggi queste pietre, queste, questo zaino pesante si è un po' alleggerito e siamo contenti, anche le, la maglia sostanzialmente della finanza pubblica si sta un po' alleggerendo, eh, però abbiamo eh, voglia di arrivare in cima. E chi è che ci ha dato anche questa voglia, devo essere sincero, i ragazzi che vedete stasera. I ragazzi che avete già visto e che vedrete dopo, sono loro che hanno ridato un po' di entusiasmo, anzi, dico tanto entusiasmo perché loro sono competenti, bravi, hanno grinta, hanno voglia di fare, a volte pers persin troppo, <ride> a volte persin troppo: ma credo che siano loro effettivamente come ha detto Alberto prima il futuro e sono loro che ci hanno ridato la grinta, la voglia, la determinazione di essere qua e di proporci di nuovo a voi per, per chiedervi un appoggio per continuare questa bella avventura. Grazie a tutti. Grazie a Francesco Diemoz per le belle parole che ha detto nei miei confronti ma per tutto l'escursus che ha fatto. e adesso vi presento Roberto Genisio. Eccolo qua, lui, lui rappresenta le nostre frazioni, lui è della frazione Pasquaro ed è un po' il factotum del, della frazione di Pasquaro, tant'è che tanti lo conoscono come il sindaco di Pasquaro. Quindi, quindi lascio la parola al sindaco di Pasquaro. Buonasera a tutti, io mi presento, mi chiamo Genisio Roberto, ho 49 anni. Abito da sempre a Pasquaro, il mio lavoro purtroppo l'ho dovuto sospendere per motivi di salute, ero un idraulico e sono contento di far parte di questo meraviglioso gruppo di sti giovani che hanno veramente voglia di fare. Dal primo giorno che eh, ci siamo incontrati, dalle prime riunioni ho subito visto che era un gruppo che faceva per me. In poche parole io voglio anche dire che in questi anni io con l'amministrazione di Rostagno ho collaborato eh, sia per le frazioni sia per Rivarolo, quando vedevo qualche cosa ho sempre segnalato. È una cosa che chiedo anche ai cittadini di Rivarolo che quando vedono le cose bisogna segnalarle, non scrivere e criticare, perché queste cose non vanno bene. Bisogna piuttosto telefonare e parlare con gli addetti che intervengono per eh, mettere a posto i vari eh, disagi che ci sono. <ride> allora, io in poche parole, come ha detto Rostagno, eh, abito a eh, Rostagno, io il mio sarebbe, mh, mh, sarebbe in poche parole di fare per le frazioni, cercare di eh, valorizzare le nostre frazioni perché in poche parole le nostre frazioni non si fa più nulla. Io in questi anni ho cercato di fare a Pasquaro dove abito il carnevale che da anni che non si faceva più, poi ho fatto il presepio vivente, adesso sono già tre anni, e col carnevale ho visto che molti bambini hanno partecipato e sono stati molto contenti. Io vorrei che i bambini siano il punto di riferimento di Rivarolo e cercare di fare per i bambini delle manifestazioni eh, più soventi in piazza Rivarolo, sotto i portici e anche nelle frazioni. Nelle frazioni mi piacerebbe fare delle manifestazioni, coinvolgere tutte le frazioni, eh, Pasquaro, Argentera, le più grandi, eh, Vesignano, e cercare di fare queste manifestazioni per i bambini, per i giovani. E per gli anziani, perché bisogna anche mettere gli anziani, gli anziani hanno anche bisogno loro di divertimento. In poche parole, io vi saluto tutti quanti e vi ringrazio se ci date il voto, io non chiedo il voto, però se ce lo date noi siamo contenti. E io cercherò di fare di tutto il mio possibile per aiutare i cittadini di Rivarolo in qualsiasi momento che hanno bisogno. Purtroppo la mia salute è quella che è, ma io come si dice, barcollo ma non mollo. Grazie a Roberto. E adesso passiamo ad un'altra giovane. Neocandidata, per la prima volta si presenta alle elezioni amministrative ed è Elen Ghirmu che ha un passato di atleta anche di livello, oggi fa l'educatrice cinofila e poi ci racconterei. Grazie. Allora, buonasera a tutti, come diceva Alberto sono un'educatrice cinofila e questo mi ha messo in contatto con l'amministrazione. Permettendomi di portare nelle nostre scuole interventi assistiti da animali, nel mio caso ovviamente i cani, e portando avanti dei progetti socioeducativi molto importanti che hanno portato i nostri giovani a riprendere contatto col territorio e con le associazioni che cercano da sempre di valorizzarlo e soprattutto a toccare anche tematiche molto delicate, quali quelle del bullismo. Eh, sono cresciuta a Rivarolo, sono stata una piccola musicista della Filarmonica Rivarolese e sono cresciuta come sportiva nell'atletica Rivarolo a cui ho lasciato il cuore e oggi come educatrice cinofila. La mia formazione in realtà descrive proprio quello che io vorrei portare in amministrazione, ovvero una visione di insieme in cui è importante un lavoro armonico, in concerto, perché credo che la macchina amministrativa comunale sia sì, esattamente come il nostro corpo, in cui è tanto importante il lavoro della mente quanto quello di, di tutto il resto del corpo, dal più, dal più piccolo, dalla più piccola unghia che se non funziona ci manda un po' in tilt. Per questo è importantissimo educare e rieducare noi stessi per primi, ma poi soprattutto anche i nostri figli, i nostri ragazzi, a recuperare un senso del, dell'importanza del movimento, del far sport non solo per un benessere fisico ma anche per un benessere psicofisico perché questo ci permette di acquisire dei valori come una corretta alimentazione per andare a sconfiggere tutte quelle che sono delle malattie metaboliche che si presentano in età sempre più precoce nei nostri giovani andare anche a parlare di quella che è una sostenibilità ambientale di quelle che sono molte delle nostre scelte un po' pigre se vogliamo dire così per poi andare a toccare il valore fondamentale dello sport, ovvero quello che sa insegnarci, il potere educativo dello sport. Lo sport ci può insegnare il lavoro di squadra, la capacità di cooperare, la capacità di metterci in gioco, di superare degli ostacoli e non vedere mai un ostacolo come un problema insormontabile, non vedere mai un fallimento come qualcosa che definisce un individuo, ma semplicemente come un punto da superare per raggiungere sempre obiettivi più avanzati e per puntare sempre più in alto. Per questo ho scelto di eh, seguire Alberto e mi sono candidata, mi candido con Alberto, perché ritengo che lui sia una figura di riferimento che saprà valorizzare le singole parti dell'amministrazione, ma sempre con uno sguardo d'insieme, perché come ci piace dire alle riunioni non vogliamo lasciare nessuno indietro. Rivarolo ha da sempre nel suo DNA una storia di agricoltori, di allevatori, che poi nel corso degli anni magari un pochino si è persa perché sono subentrate le industrie, il commercio, ma che ora sta ritornando, sta ritornando alla grande anche grazie un pochino alla crisi. E questo grazie a dei giovani, a dei giovani imprenditori. Eh, agricoltori che hanno continuato la tradizione familiare e si sono messi in gioco, non sono scappati verso altri lidi, ma hanno deciso di rimanere qui, di rimanere nelle nostre campagne, di rimanere a Rivarolo, di rimanere nelle nostre frazioni e di fare gli agricoltori e gli allevatori. Una di queste è Tiziana Merlo, ha 35, 34 anni, è di Argentera di origine da sempre, una famiglia argenterese da sempre, di una cascina nei pressi della frazione che si occupa appunto di eh, continuare quella che è la tradizione dei suoi nonni, dei suoi bisnonni, di suo nonno di suo papà. Quindi è veramente bello e per me è motivo di orgoglio avere in squadra Tiziana Merlo. Buonasera a tutti, eh, come ha già detto Alberto praticamente ha detto quasi tutto di me, ma mancano poche cose che sono il fatto che appunto sono un'imprenditrice agricola, eh, faccio parte del coordinamento donne impresa col Diretti Torino, eh, faccio parte anche di quello che è il consiglio di amministrazione eh, degli allevatori piemontesi e quindi del Coalvi che qualcuno di voi conoscerà. tramite questa associazione abbiamo raggiunto degli obiettivi importanti che sono stati appunto il riconoscimento dell'IGP per una razza piemontese eh, che per il nostro territorio è davvero fondamentale e anche per gli allevatori come me. Eh, da questo da questo punto di arrivo o di partenza eh, Alberto mi ha chiamata tra i suoi e sono davvero felice perché per una volta esiste un interesse vero rispetto a quello che è il mondo dell'agricoltura eh, che ha effettivamente bisogno di essere incentivato ed aiutato perché le imprese agricole sul territorio di Rivarolo e sulle nostre frazioni sono davvero molte. Uh, più giovani, meno giovani, ma che hanno bisogno di un appoggio e quindi di riuscire in qualche modo ad ammodernarsi e devono essere agevolate in questo processo. E con Alberto abbiamo parlato appunto di queste cose e di come poter aiutare le aziende agricole a migliorare, a diventare delle imprese competitive sul territorio e eh, ad agevolare quella che è l'edilizia eh, in ambito agricolo, che spesso eh, effettivamente incontra dei problemi. Eh, per far sì che questo avvenga servono degli aiuti da parte del Comune, che sono sicuramente delle facilitazioni che si possono ritrovare in un piano regolatore. Uh, detto questo, esiste anche un'altra cosa importante che spesso viene dimenticata per quelle che sono le aziende agricole, cioè che noi siamo produttori di cibo, produttori cibo, di cibo di qualità e questo deve essere riconosciuto tramite i cittadini, tramite i mercati di campagna amica che sono importanti e tramite la vendita diretta delle aziende agricole. Uh, per fare tutto questo serve un, un dialogo tra i cittadini e le aziende. Ed è questo, secondo me, quello che c'è alla base eh, di un divenire e quindi di un crescere insieme per la città. Grazie, grazie a Tiziana. E adesso chiamerei Alessia Moretto, è qua. Lei è un accompagnatore turistico, rivarolese, giovane anche lei, 35 anni. Lascio ad Alessia la parola. Grazie. Eh, buonasera a tutti, io sono Alessia, ehm, io ho 35 anni e in realtà da una, viva, da una vita vivo qui a Rivarolo, eh, il, lavoro, il mio lavoro mi ha portato a fare la guida e l'accompagnatore turistico, credo anche di aver annoiato lungamente qualcuno di voi, eh, ma in realtà da più di una ventina d'anni eh, sono scout e questo essere scout mi ha insegnato moltissime cose, <ride> tra queste c'è anche quello di lasciare il mondo un po' migliore di come l'abbiamo trovato. Ed è per questo che quando mi è stato chiesto di candidarmi ho detto un sì, è stato un sì abbastanza facile, poi ehm, quando abbiamo iniziato le riunioni ho detto eh, sarà complicatissimo, sarà difficilissimo perché sono tutte riunioni diverse e in realtà ho trovato moltissimo entusiasmo, moltissima propositività, moltissima proattività come si dice adesso ultimamente e quindi mi sono trovata subito bene e quindi è stata un'adesione sempre più convinta. Anche perché credo che questa squadra lavori molto per il bello, per costruire il bello e la bellezza sta sicuramente anche nel nostro territorio, nella cultura che è venuta fuori più volte. Le cose che io volevo raccontarvi del programma che abbiamo scritto insieme sono sostanzialmente tre. La prima è quella di creare un tavolo di coordinamento tra le moltissime associazioni che ci sono nel territorio, culturali e non. Banalmente per fare un calendario delle attività, che può essere una cosa utile, ma anche per condividere tutte quelle che sono le competenze, le conoscenze e banalmente gli obiettivi delle stesse associazioni. La seconda cosa invece riguarda il vero e proprio turismo, siamo una città di passaggio, una città che si attraversa anche banalmente per andare su al Gran Paradiso, una città che ha un bell'ufficio turistico che deve essere ancora più valorizzato proprio con l'aiuto della Proloco, ci crediamo tanto e crediamo che possa diventare sempre di più un punto centrale eh, di smistamento di informazioni turistiche. E la terza cosa in cui crediamo davvero molto è quello di creare dei legami, di essere inseriti dentro i percorsi turistici che sono già standardizzati, sono già eh, schematizzati, quelli grandi del MIBAC, del Ministero dei beni culturali, quello del FAI, che sicuramente conoscete perché ha potenza pubblicitaria enorme e, e poi di tutte le altre associazioni, i percorsi turistici e anche di turismo Torino. Crediamo che queste siano le cose che possono davvero valorizzare il nostro territorio dal punto di vista turistico ma anche quindi economico. Grazie mille. Grazie Alessia. Adesso vi presento un consigliere comunale ancora in carica che ha lavorato con noi per cinque anni. È stato presidente della commissione bilancio, quindi ha avuto da che fare con tutte le difficoltà economiche dell'amministrazione. Ha lavorato molto e ha intenzione di continuare a lavorare. Michele Nastro Grazie Alberto, grazie a tutti. Eh, chi mi conosce, per chi mi conosce io sono un funzionario del gruppo Torinese Trasporti, 40 anni che faccio parte di questa azienda, mi occupo di logistica in particolare. Eh, precedentemente abitavo nel comune di Ponte, sono venuto a abitare a Rivarolo e devo dire che l'esperienza migliore che potevo fare per conoscere Rivarolo, per conoscere i problemi, è stata proprio quella di poter entrare all'interno di un'amministrazione. Questa amministrazione ti permette di eh, contattare, di co parlare dei problemi con la gente. Questo è una cosa che ti fa conoscere la realtà. Di cosa mi sono occupato in questi cinque anni? I due, due, due aspetti particolari. Uno è il rapporto con le associazioni, con l'assessore Conta Canova. Eh, io faccio parte di un, di un paio di associazioni a Ponte Canavese, quindi per me è stato naturale cercare il dialogo e. Eh, cercare di risolvere alcuni aspetti che magari le associazioni avevano o qualche difficoltà. Questa è stata un'esperienza comunque importante e mh, le associazioni a Rivarolo sono veramente tante. Non è eh, stato possibile contattarle tutte, ma devo dire che l'esperienza che ho avuto io, il piacere di condividere alcuni problemi con le persone che fanno parte di queste realtà, è stato importante. Il secondo aspetto è stato la gestione della Commissione. Bilancio con il coordinamento dell'assessore Edo Gaetano. Eh, qui abbiamo scadenziato i vari impegni che normalmente fanno parte della gestione amministrativa del Comune. Devo dire una cosa che effettivamente all'inizio e non solo all'inizio ci siamo accorti delle tantissime difficoltà, dei vincoli non solo burocratici ma proprio anche economici che ci impedivano di realizzare i progetti che noi avevamo in mente. Nel corso di questi anni molti progetti sono stati eh, effettuati, ma soprattutto sono stati progettati. La motivazione che mi spinge per continuare questa esperienza amministrativa è proprio la voglia, la volontà di vedere realizzati, di poter partecipare attivamente a questo processo. Un concetto sulla squadra e il leader. Noi cinque anni fa, quando abbiamo costruito questa questa lista amministrativa con Alberto Rostagno, abbiamo individuato un leader, un leader che aveva delle capacità e le ha dimostrate. Attorno a questo leader si era creata una squadra, una squadra che lo ha sopportato anche in momenti difficili e, e, e questo è stato importante. Se fosse fare un'osservazione, devo dire che questa è una delle prime amministrazioni o delle poche amministrazioni che ha concluso i cinque anni come mandato elettorale, mentre altre si sono interrotte. Non sto a rinvangare i motivi, però si sono interrotte per vari problemi. Questa è stata un'amministrazione pulita. La squadra, però, è importante, non è solo la nostra squadra. La squadra è noi e la cittadinanza di Rivarolo. Per questo è importante diciamo, poter ottenere la fiducia e eh, cercare di portare a termine tutto quello che noi abbiamo progettato, la squadra ha progettato e ha voglia di completare grazie e adesso vi presento una persona che non ha bisogno di presentazioni sicuramente la sua firma l'avrete letta e la conoscete tutti è un giornalista professionista e Guido Novaria io lo considero il valore aggiunto per la nostra squadra lascio a lui la parola, Guido stai qui, qui va? Buonasera a tutti. Io in genere sono abituato a intervistare le persone, non a presentarmi, quindi chiederei ad Alberto di rimanere qua, magari se ha qualche, qualche domanda da farmi mi agevola nel compito. I, compagni, I colleghi, i compagni di squadra mi hanno detto di preparare un discorso di tre minuti perché non si doveva sforare oltre i tre minuti. Qualcuno ha sforato, ma perché ha il cognome doppio, quindi glielo concediamo quindi. quindi per, e, e poi soprattutto aveva parecchie cose da dire. Ehm... Tutta colpa del Giro d'Italia, possiamo dire, no? questa mia candidatura. Può essere, sei tu che. Perché ci siamo trovati andando a Pont facendo entrambi parte del comitato per la tappa del Giro. A... questa sera mi sono messo la cravatta rosa proprio per ricordare quello. Allora di lì si è parlato e si è ipotizzata, si è parlata della mia possibilità di candidarmi in questa lista. E dopo un po' di tiremolla e un po' di prese di posizione e di interventi sui giornali, a me piace rendere pubblica le mie idee e quindi a volte creano anche magari delle, delle polemiche o delle... qualcuno diceva, eh, cosa? Genisio prima diceva, se avete qualcosa da dire non, non, non scrivetelo, ditelo direttamente. Però ahimè dobbiamo anche noi lavorare. quindi... <ride> E quindi lo intendeva in modo diverso, scriverlo sì. sui ah, social. Beh, perfetto, sui social, anche quella è una formula di, di scrittura e di dialogo con le persone che contano, che devono decidere. Allora, io mi, son, mi trovo da circa 40 anni a scrivere del territorio. Prima siamo partiti con dei colleghi dal Canavese, abbiamo portato il Canavese a Rivalolo Lui è stato non... il fondatore del Canavese. È il giornale del Canavese. E sono stato il primo direttore, poi siamo passati nell'80. Dall'86 al 90, alla stampa di Ivrea e poi alla stampa di Torino. E quindi mi è sempre capitato di raccontare del canavese e degli amministratori. Io ho raccontato molto del Papa di Alberto, che era un po' il mio sindaco di riferimento. Al mercoledì mattina andavo a trovarlo in comune, gli spillavo qualche notizia. E, e poi così, lui era uno che amava molto il dialogo. Sapeva fare, aveva una capacità notevole di conoscenza dei, dei giornalisti, aveva tutti i giornalisti giovani, eravamo molto giovani. Allora, adesso, uno dei motivi che mi ha indotto a candidarmi è quello di invecchiare un po' questa squadra. Ai se no è tutte, troppo giovane. Se il no, livello... Li Lui ha fatto anche una statistica, no? Recentemente. Sì, fatto una statistica. La media di questa squadra è di 41 anni. Tra il, la candidata più giovane, che continua a detenere il record, Costanza Contacanova, e il più vecchio, che è Fernando Ricciardi, ci sono 41 anni di differenza per gli amanti della statistica. Allora, questo per non far sentire il peso degli anni anando, questo è ovvio. Cosa ti, ti proponi in questo... Allora, io volevo dire un paio di cose che mi sono segnato in queste 40 cartelle che adesso vi, vi leggo. È difficile eh, intervistare Guido Novaria. Allora, ehm, dicevo questo, Alberto prima parlava della zona omogenea del territorio. Io negli anni ho sentito dire di tutto, eh, Alberto. Eh, dal siamo passati dal compressorio, dalle... dalle quante, quante zone territoriali, quante definizioni sono più spercate. Noi abbiamo una grossa occasione, abbiamo questo triangolo che storicamente eh, si identifica col giro del 25 tra Rivarolo, Cornier e Castellamonte. Allora c'è secondo me la possibilità di dialogare in modo diverso con questo territorio, con, tra Rivarolo che può essere uno dei vertici di questo triangolo, che è uno dei vertici del triangolo, dialogare su progetti concreti con Cornier e Castellamonte progetti concreti che possono essere una, abbiamo già l'esperienza positiva delle due città al cinema, che è una, è una cosa piccola piccola ma che può, che può ancora crescere, ci sono esperienze, si parla di teatro, io sono d'accordo nel realizzare un teatro ma sono anche fortemente preoccupato di come e da chi potrà essere gestito un teatro, perché si, si possono fare contenitori di tutti i tipi, ne abbiamo per esempio con la mia esperienza di attività che faccio in, nelle valli del Gran Paradiso, nel territorio da Ponti Sua abbiamo 6 o 7 saloni polifunzionali che lavorano 1-2 sere all'anno. Sicuramente bisogna riempirli i contenitori. certo. è un tema che non voglio scatenare il dibattito già subito. Sulla macchina amministrativa, sentivo anche interessante gli interventi prima che eh, non so chi l'avesse fatta dell'importanza di coinvolgere i giovani e di renderli partecipi. Noi abbiamo l'esempio del governo dove oltre i ministri ci sono i viceministri, quindi chiederei ad Alberto in caso di vittoria di affiancare gli assessori, dei viceassessori, dei consiglieri delegati che possano integrare il lavoro degli assessori. E da ultimo lancerei la proposta del 22 marzo come giorno di festa della città. Il 22 marzo del 1863 Rivarolo riceveva il titolo di città di Rivarolo, quindi il 22 Marzo di ogni anno potrebbe essere l'inizio di una serie di, di eventi per ricordare il compleanno della città, con manifestazioni coinvolgendo il territorio rivarorese, l'associazione rivarorese, ma non solo. Ecco, state attenti che il 22 è una data che ricorre, non vi dico che cosa è successo il 22 maggio del 2012, del 2012 andate a vedervelo su Wikipedia e poi evitiamo stasera le polemiche. Eh, no, no, io ricordavo il 22 marzo del 1945 l'uccisione l'eccidio di Argentera. E poi vi confido l'ultima cosa perché mi ha spinto a candidarmi. Io e Alberto Stagno eravamo compagni di classe nelle medie e lo usavamo per copiare le ricerche. Lui era molto bravo a copiare le ricerche. <ride> Aveva anche la disponibilità di tanti libri della paravia, perché suo papà lavora alla Paravia, e noi andavamo da lui, lui copiava. Noi davamo l'idea, lui lavorava. <ride> e quindi vediamo se è continuo. Mi fa piacere che Guido abbia una memoria storica importante. E poi avevamo un'altra cosa in comune, non so se te lo ricordi. Quell no, 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 no. Fidanzate, no. <ride> fidanzate, no. Forse non ti ricordi. il cronometrista, no, anche questa è già giusto un'altra. Me la dimenticavo. Che mi avevi venduto il cronometro e mi avevi venduto il cronometro. Che tu mi sei pagato in comodità <ride> e non tutti. <ride> <ride> questo non, non lo ricordo. No, dimentichi una cosa importante, quella della radio Amatori. Lui è stato il primo radiomatore, primo, primo di, che io ho conosciuto di, di, di Rivarolo e naturalmente mi ha, mi ha coinvolto. Sì, io eh, avevo una piccola radiotrasmittente perché ero povero, lui si è subito comprato i 5 watt perché. <ride> Beh, adesso la, era, la, era la vende a modo suo, eh? la vende a modo suo, non è così. Lui aveva una bella radio, io ho cominciato con una radiolina piccolina piccolina, ma poi ci siamo cresciuti insieme. Grazie, Guido. E adesso passiamo da Guido Novaria a Giuliano Paglia, altro Rivarolese Doc, 47 anni IT Manager. Lascio lui la parola. Grazie Alberto e buonasera a tutti. Giuliano Paglia, ho 47 anni, Rivarolese da sempre, sono infatti uno degli ultimi nati all'ospedale di Rivarolo. Per professione faccio l'IT Manager, gestisco quindi il parco informatico di due aziende dividendomi un po' tra Torino e Milano. Per oltre vent'anni ho fatto il capo scout a Rivarolo. Il compito dello scoutismo è di educare i ragazzi e far crescere dei buoni cittadini attraverso l'assunzione personale e comunitaria delle responsabilità. Questo tutto sotto il grande cappello della legalità. Abbiamo insegnato loro ad, a sviluppare un pensiero indipendente, un'autonomia nel pensiero, non prendendo per oro colato la prima notizia che vedono, ma cercando una pluralità di informazioni. Perché oggi come oggi, troppo sovente ci si ferma, formandosi l'opinione, attraverso i social dove l'informazione è manipolata a dovere. Quindi spingevamo i ragazzi a sviluppare una propria coscienza critica. Ed è l'appello che voglio fare a voi questa sera. Non prendete per oro colato quello che leggete su Facebook. Perché questa campagna elettorale sarà anche di Tony Aspri abbiamo già letto delle cose scritte in maniera per disorientare la gente. Lo scautismo è fatto di progetti e quando Alberto mi ha chiesto di entrare in lista con lui ho detto di sì, perché ho visto un progetto sano, concreto, legale. Ho visto un gruppo di persone entusiaste di poter fare del bene per la città di Rivarolo insieme ad Alberto Rostagno. Io sono, ho sempre fatto sport nella mia vita, preferibilmente all'aperto. Rivarolo ha una grossa vocazione sportiva. Questa amministrazione ha già fatto delle cose per lo sport. Ma siamo consci che ci sono ancora dei problemi a praticare, soprattutto degli sport di squadra, come è già stato detto. Abbiamo una squadra di basket, una squadra di pallavolo che non possono giocare a Rivarolo perché il palazzetto non è omologato. Questo palazzetto, cioè tutto il complesso del polisportivo, è datato nel nostro progetto elettorale ed è una cosa che mi è piaciuta è che vogliamo una riqualificazione totale di questo polisportivo, ampliando l'offerta di impianti, pensando a un luogo che sia verde, che sia fruibile dalle, dagli atleti, ma anche dalle famiglie che accompagnano gli atleti, che sia dotato degli spazi adeguati per tutti quanti. Grazie. Grazie Giuliano. Adesso uno storico consigliere comunale, lui ha fatto già molti mandati di amministratore comunale, oggi in questi cinque anni ha lavorato al mio fianco come capogruppo di maggioranza, è pensionato ma ha un passato di funzionario di banca ed è... Fernando Ricciardi. Grazie, grazie Sindaco. Ma, eh, io voglio dire una cosa, da studi fatti nelle università eh, è stato stabilito che l'attenzione di chi ascolta non dura più di 20 minuti. Noi questa sera è un'ora e mezza che vi stiamo stressando, per cui direi che l'unico consiglio che mi posso dare è quello di essere molto breve. Farò una citazione di Galbright, che era un economista americano nato in Canada, il quale diceva che dobbiamo renderci conto che la chiave del successo non è data dal totale delle risorse, ma dal loro, dal loro impiego, da come si impiegano, da una loro eh, razionale utilizzazione. Eh, non mi fermo, non, mi so, non voglio soffermarmi a parlare d'altro perché hanno già detto tutti i colleghi. Non parlo neanche di debiti perché poi qualcuno potrebbe anche accusarci di usarle come foglie di fico. Vi, mi limito a dare un dato solo, che è un dato che nessuno sa e sui numeri non ci si può eh, sbagliare. In questi cinque anni abbiamo speso 200.000 euro di spese legali per contenzioni per contenziosi pregressi che non è il caso di star qui a ricordare perché lo sappiamo tutti. Eh, voglio dire che, e faccio, sono già alla fine, voglio dire che eh, chi, la squadra che è, della quale faccio parte è una squadra di gente giovane, fresca, preparata che tutto sommato mi ha anche dato lo stimolo per continuare, perché onestamente devo dire che all'inizio non avevo più questa grande voglia di, di impegnarmi. È una squadra fresca, giovane, nella quale credo, al di là dei rapporti di amicizia che ho col sindaco coltivati da tanti anni, eh, manca una cosa a tutto questo discorso e forse è, non dico la più importante, ma è fondamentale. Che voi ci diate una mano, che ci sosteniate per poter continuare con i nostri progetti. Buona grazie. serata a tutti, grazie. Speriamo, speriamo che non manchi, che, sia, che ci sia. E adesso vi presento un altro assessore che ha lavorato al mio fianco per cinque anni. Assessore, un incarico molto difficile che ha svolto con capacità e con eh, impegno assessorato ai lavori pubblici. Lei si ricandida con noi per continuare un lavoro fatto, c'è ancora molto da fare. Lara Schialvino. Grazie al sindaco e grazie a tutti voi per essere presenti qui questa sera. Io mi sono presentata per la prima volta cinque anni fa come una ragazza cresciuta a Praglie, una frazione di Rivarolo. Questo proprio per sottolineare l'appartenenza alle frazioni. E in questi cinque anni ho creduto e ho cercato di lavorare all'interno del centro della città e nelle frazioni senza distinzioni. Scusate, la voce un po' bassa, ma sono riduce dall'influenza. Ehm, abbiamo asfaltato alcune strade nelle frazioni che non erano state toccate da tanti anni. E io vorrei fare alcuni esempi, ad esempio eh, nella frazione Bonaudi, Strada del Molino, o ad esempio. Eh, a Sant'Anna, eh, a Pasquaro, a Pasquaro con eh, eh, via Santa Caterina da Siena, che era una strada non asfaltata da tanti anni, ma che aveva anche eh, la mancanza di quella che era la raccolta d'acqua piovana. Eh, oltre a questo, noi abbiamo cercato di ridare anche nuova luce, sia al centro delle città, andando a sostituire quelle che sono le lampade ai vapori di sodio, ma anche dando nuova luce alle frazioni. Alcune frazioni avevano eh, un'illuminazione, eh, per chi se lo ricorda. Le vecchie campanelline che eh, alcuni mi dicono che c'erano da quando sono nati, quindi da 40 anni. Noi abbiamo portato le luci a led all'interno di queste frazioni. Un altro intervento che è progettato, in, sta per essere progettato, si sta progettando in questi giorni, eh, in collaborazione con SMAT per all'incirca un milione di euro: e, è quello di portare eh, la fognatura nelle frazioni in cui è ancora assente, quindi in frazione Paglie, frazione Bonaudi e frazione Sant'Anna. In questi giorni, eh, quando alle persone dicevo che mi volevo eh, ricandidare, eh, la domanda che mi è stata fatta di più è stata perché eh, vediamo così tanti cantieri in Rivarolo, perché ci sono le elezioni. Ecco, io vorrei sottolineare che eh, noi siamo arrivati come amministrazione dopo un commissariamento e questo è stato molto sentito per i dipendenti del Comune, ma è stato molto sentito per il settore dei lavori pubblici. Nei primi anni, eh, noi per comprare qualunque cosa dovevamo richiedere l'interdittiva antimafia. Eh, per comprare anche una semplice transenna, questo voleva dire che per mesi dovevamo aspettare l'ok ok della prefettura per poter continuare a progettare, a lavorare, ad appaltare. Quindi abbiamo avuto un po' di fermo nei primi due anni. Anche perché, come ha parlato qualcuno prima di me, eh, della parte dei debiti. Uh, tutto quello che veniva accantonato nel bilancio per i debiti non poteva essere speso dal settore lavori pubblici per le manutenzioni o per i nuovi appalti. Uh, il, il settore lavori pubblici. E non so se per un pregio o per un difetto, un settore che è trasversale. Infatti avete sentito eh, prima tutti quelli che hanno parlato prima di me, che hanno toccato vari punti di progetti che vorremmo fare a Rivarolo e quasi tutti eh, passano per eh, i lavori pubblici. Se eh, dovessi essere rieletta io vorrei essere ancora più vicino ai cittadini. Eh, in questi anni ho cercato eh, di capire quali erano i problemi e di poter risolvere la maggior parte dei problemi di manutenzione ordinaria e di manutenzione straordinaria. Ma quello che vorrei fare è vedere una città più viva, una città più partecipe, a partire dai giovani, quindi abbiamo parlato di scuole, quello che è il blocco centrale delle scuole medie, che deve essere rifatto, come il completamento della parte delle scuole elementari e la strada che passa dietro alle scuole elementari per andare a migliorare quella che è la viabilità soprattutto dei mezzi pubblici che portano i bambini a scuola passando nel centro in quello che è il nuovo parco che verrà a breve eh, iniziato al posto delle elementari vecchie, che io vedo un po' come un, un parco urbano polifunzionale. Questo perché può permettere ai più piccoli di andare a giocare, può permettere ai ragazzini un pochino più grandi di studiare e può permettere con una parte di palco e, e di gradinate di ospitare eventi serali, eventi, concerti, un po' come un teatro all'aperto. Spostandoci invece più verso nord, eh, parliamo del polisportivo. Il polisportivo è stato per anni un fiore all'occhiello della città di Rivarolo, ma adesso deve essere un po' rivisto. Eh, noi pensiamo di andare a espanderlo in quella che è la parte nord, come da piano regolatore, e ehm, vogliamo creare un nuovo palazzetto sia per la Serie C del basket, come è stato detto prima ma per tutte le altre discipline, perché avendo un nuovo palazzetto vuol dire avere nuovi spazi e vuol dire nelle stesse ore poter affrontare discipline diverse, quindi poter dare una doppia offerta a quelli che sono i cittadini di Rivarolo. Forse un altro punto che non è stato toccato è eh, il parcheggio per la piazza del mercato, eh, che al momento è un pochino scarso, quindi noi vorremmo andare a realizzare un parcheggio eh, subito dopo il ponte Orco, proprio per l'area mercatale. Sempre per essere vicini ai cittadini abbiamo iniziato, vorremmo continuare poi eh, a pubblicare, una piattaforma online eh, dove, visto che i cittadini forse sono un pochino più social oggi e tendono a venire meno a parlare in comune, dove il cittadino può andare a postare, ma proprio solamente un'area dedicata al comune, andare a segnalare quello che è l'intervento e eh, vedere l'intervento come, come prosegue e quando, e quando verrà svolto. Questo per essere più vicini ai cittadini. Io credo che in questi cinque anni eh, con i lavori pubblici siamo finalmente rinati. Infatti eh, questi cantieri che vediamo oggi abbiamo all'incirca eh, 430.000 euro di, di lavori in cantieri aperti iniziati un mese fa e che si concluderanno a fine della primavera. E con tutte queste nuove opere credo che potremo continuare a crescere insieme. Grazie. Dalara Sara, Sara Servalli, di professione fa l'assistente sociale, ha 37 anni. Vuole mettersi in gioco perché? Quando Alberto mi ha invitato ho deciso di accettare questo invito per condividere eh, la mia competenza e le, mie esperienze, e le mie esperienze professionali di 13 anni al Comune di Torino, ma soprattutto perché sono mamma e credo che sia importante sostenere il bene comune. Una comunità sana è quella che sostiene far crescere, e fa cre crescere le persone, le famiglie, dai bambini agli anziani. Penso che la politica debba essere espressione di senso civico e di, que di quei valori fondanti, la collettività. Eh, da quando abbiamo iniziato questo percorso con i miei compagni di squadra ho consolidato in me l'idea che ogni azione politica incide sulla vita di, di, dei cittadini, sulla comunità. Quindi non si può pensare all'educazione senza pensare alla salute, all'ambiente, a come e cosa costruire in maniera sostenibile e per, con lungimiranza per le, per le generazioni future. Rivarolo fortunatamente è un territorio ricco di numerose associazioni, di un terzo settore ricco e vitale. E penso che politica e volontariato, soprattutto nella mia esperienza, abbiano il terreno comune di mettersi al servizio delle persone, con responsabilità e umiltà, senza personalismi, senza l'esercizio del potere fine a se stesso. C'è bisogno di una cittadinanza attiva e di una politica, secondo me, che sappia ascoltare e confrontarsi. Quindi penso che la responsabilità della, di questa amministrazione, che condivido con, con tutti i miei compagni, è quella di integrare le, le diverse eterogenee realtà e risorse che ci sono sul territorio e coprogettare insieme a loro, perché singoli progetti non, non rimangano esperienze minime, ma che, siano di, che diventino progetti concreti, reali e duraturi nel, nel tempo, in modo che nessuna persona si sente esclusa, ma che ogni cittadino si sente incluso gli, in questa città. Grazie. Adesso vi presento l'ultimo candidato, ultimo perché si chiama Lorenzo Vacca e i candidati sono presentati in ordine alfabetico. Lui è tutto, è tante cose, è un musicista, è un insegnante, eh, è un giovane che sta dando grande entusiasmo al nostro gruppo di lavoro, alla nostra squadra. Lorenzo Vacca. Grazie. Allora, ha già detto quasi tutto di me, poi essendo l'ultimo della lista ed essendo già probabilmente anche un po' stanchi, cercherò di non tediarvi troppo parlando troppo, anche perché oltretutto essendo al fondo è anche difficile dire qualcosa senza ripetersi. Io collaboro con moltissime associazioni culturali di Rivarolo e del Canavese come insegnante, come musicista, come attore, insegnante di musica e di teatro. E proprio la parola teatro è un po' al centro della mia volontà di candidarmi, della mia candidatura, in quanto Platone diceva: Se vuoi conoscere un popolo devi ascoltare la sua musica. Qui a Rivarolo di musica se ne fa tanta, ci sono moltissime associazioni musicali e culturali in generale, molto importanti, che danno un valore aggiunto a Rivarolo, ma purtroppo. Per troppo tempo, per molti anni, non c'è stato un luogo adatto a valorizzare veramente l'operato di queste associazioni e oggi c'è finalmente la possibilità di dare di nuovo a questa città un teatro, un teatro comunale, un teatro vero fatto per durare nel tempo e per dare appunto più valore alle associazioni culturali rivarolesi e magari anche con un occhio di riguardo verso i giovani, verso i bambini perché. Una città che non investe sulla cultura e sull'istruzione è una società che non ha un futuro. Ed ecco perché un altro degli importanti investimenti, oltre al teatro, all'anfiteatro all'aperto nella ex zona delle scuole elementari, è anche il completamento delle nuove scuole elementari per dare più spazio all'educazione, per dare più spazio alla cultura e ci piacerebbe anche inserire all'interno di questo nuovo polo, della scuola anche un auditorium ad uso scolastico perché abbiamo comunque una scuola media ad indirizzo musicale abbiamo dei corsi musicali nella scuola primaria abbiamo dei corsi teatrali abbiamo molte iniziative culturali e di spettacolo ma i giovani i bambini non hanno uno spazio per esibirsi attualmente si esibiscono all'interno dell'aula dell della mensa e quindi con un auditorium avrebbero modo di essere più motivati nella realizzazione di eventi culturali realizzati da loro stessi perché è importante investire sui giovani e sui bambini perché sono i cittadini di domani grazie grazie e con Lorenzo Vacca abbiamo concluso la presentazione dei 16 candidati qui li vedete tutti insieme ora li richiamerei qua Singolarmente, individualmente sono dei grandi candidati, hanno delle potenzialità, ognuno nel proprio assessore, enormi, ma nel gruppo, nella squadra, sono ancora più forti. Una grande squadra, una squadra a cui chiediamo, per poter continuare il lavoro cominciato cinque anni fa, il vostro appoggio, la vostra considerazione, il vostro voto. Grazie a tutti.